Bella a tutti ragazzi, qui Willy Joe e ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo video. Oggi siamo qua ragazzi, ritornati su Rocket League. A voi Rocket League vi piace veramente tantissimo, anche a me piace Rocket League veramente tantissimo. E ho deciso di portarvi un altro episodio, però molto particolare, perché come potete vedere abbiamo l'auto del DLC che è uscito circa un mesetto fa. Solo che io l'ho comprato solamente adesso perché nulla, non avevo voglia di comprarlo. E quindi qua adesso abbiamo queste auto e andremo a fare due partite con queste auto nuove ragazzi. Tanto per farvi vedere un po' come sono. Comunque allora hanno aggiunto nuove modifiche, adesso ve le faccio vedere pure. Questa è questa qui è la macchina Takumi, che sarebbe sempre una macchina nuova. E poi abbiamo la Dominus che è nuova, che è veramente qualcosa di assurdo. Come potete vedere ovviamente qua la Takumi, vabbè, le cose appunto qua, le nuove aerografie. Poi abbiamo le nuove colorazioni, come vedete abbiamo legno, fibra in carbonio, no, fibra di carbonio, no, fibra in carbonio. Poi abbiamo il metallico perlato, metallo corroso che c'era già di prima, metallo satinato non c'era, l'hanno messo ora, opaco non c'era neanche se non mi sbaglio. Poi c'è il perlato, vabbè, che è bellissimo. E il semilucido, noi metteremo la fibra di carbonio. Noi ci faremo la macchina in fibra di carbonio, sì. Poi hanno aggiunto le nuove ruote che sarebbero questa qui, Cristiano, e la sniper. Mettiamo la sniper che mi piace di più. Poi vabbè, hanno aggiunto un nuovo tipo di nitro. Ecco, dovrebbe essere questo qui, idro. E il burnout, ragazzi. Guardate che figata che è il burnout. E noi installiamo il burnout. Cappelli nulla di nuovo, però noi ne mettiamo uno, il pazzi. Adesso andremo a fare due partite così, vediamo un po' cosa succede. Siamo in campo e iniziamo immediatamente. Ok, siamo già volati nello spazio. Comunque questa auto è bella ragazzi, molto bella. Ecco qua che fanno gol forse. Mamma mia, quello che salvataggio, è un omino della CPU, no? Uno reale con 12 di ping, incredibile, wow. Comunque siamo tutti reali, quindi nessuna CPU che potrebbe influire la partita. Vediamo un po' cosa succederà. Io spero di fare gol immediatamente. Potrebbero fare gol, ma io la levo. No, sono stupido ragazzi, sono stupido, la potevo recuperare. La potevo recuperare, invece che cosa ho fatto? Ho girato prima, se giravo qualche secondo dopo la prendevo. Ditemi anche voi se avete acquistato questo DLC, avete provato queste nuove auto, sicuramente le avrete provate se avete acquistato il DLC. E fatemi sapere se notate qualcosa di diverso con le altre auto, perché io con le auto, quelle che ci sono nel gioco da stock, a questo del DLC vedo qualche differenza. E qua hanno segnato, nonostante io abbia ucciso qualcuno, non so chi e come hanno segnato. Attenzione, qua siamo un po' da soli. Siamo un po' da soli, potremmo fare qualcosa. La potremmo fare qualcosa. Il problema è che noi non facciamo nulla. Non facciamo nulla, perché qua guardate cosa succede. Succede la peggio cosa. E gol? Sì, mamma mia ragazzi, che gol. Come l'ho fatto? Non lo so. Io ho saltato a caso, boom, mamma mia, vedete, wow. No, no, che ci fanno gol di nuovo. Ma cos'è? Ma dov'è l'altro membro della mia squadra? Dov'è? Lo buttano fuori e poi non ha un minimo di nitro e muore. Wow, oddio, che schifo ha fatto quello. Io non ci potevo arrivare perché sono stupido che non giro, ragazzi. Devo farmele retromarcia. Ma che schifo fa? Cosa schifo fa? Ragazzi, a questo punto meglio la CPU, eh. Ok, ci dirigiamo verso la porta. Quasi da soli, non dota... Che cazzo è successo? Mi è arrivato 1 a 2 milioni di chilometri orari e mi ha spinto? Guardala! Sì, vabbè, ragazzi, basta. Io mi ritiro da Rocket League, eh. Cos'è successo? Ma serio? E quello fermo là, no ragazzi, buttatelo fuori, vi prego. Un minuto rimasto e purtroppo mi sa che perderemo. Mi sa sì che perderemo. Attenzione, fatto gol in retromarcia quello. Ho sbagliato o ha fatto gol in retromarcia? Sì, sì, vabbè,
dopo due autogol che ha fatto all'altra squadra, un gol in retromarcia almeno. Ok, la portiamo via, però non così male. La portiamo via da lì. Dai che potrei fare l'ultimo gol. E l'ultimo gol è arrivato. L'ultimo gol è arrivato. Se quello non avrebbe fatto due autogol, a quest'ora ci sarebbe pareggio. Per i supplementari invece no, perché quello deve fare tutto a cazzi suoi. Attenzione, uno. No, era gol. È più maledetto dell'arbitro di FIFA sto coso. Cos'è che ho sbloccato? Cazzo è che ce le ho tutte le antenne. Vabbè, non lo so. Comunque, adesso andiamo a prendere l'altra auto del nuovo DLC. Ok, siamo nel campo notturno. Siamo nel campo notturno. Come vedete qua già abbiamo fatto gol. Io mi ero fermato convinto di non arrivarci, quindi ottimo. E comunque, come potete vedere, l'auto è sempre la stessa con le stesse modifiche, però cambia la macchina. Cambia la macchina e nulla. Adesso vediamo un po' se ci sono delle differenze, anche se non credo. Attenzione, la palla! E noi la prendiamo. Però non mi dà manco la parata, perché questo gioco è tirchio e non mi dà le parate. Vai, che gol questo! Ok, gol. Come? Non lo so, perché ho fatto totalmente un casino. Io intanto qui devasto sempre il cazzo di microfono. Non so se ci fate caso, ma io in ogni video devasto il microfono. Comunque ho fatto un gol assurdo, non so come, cioè ci sono passato sotto, sopra. Qua potrebbero fare gol ed è stato il loro primo gol. 2-1, vabbè, fa nulla, fa nulla. Guarda che cosa ho fatto. No, chi è che mi ha spinto? Voglio sapere chi è che mi ha spinto. Dai, non gi- meno male che quello è ubriaco e ha sbagliato. Ma poteva fare gol benissimo, perché erano due con due da soli, cioè non c'era nessuno a proteggere la palla, cioè... Quello mi spinge, non lo so chi è stato che mi ha spinto, però qualcuno mi ha spinto. E qua guardate il gol, boom, perfetto. Siamo entrati pure noi dentro la porta. No, 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 autogol di nuovo. Ragazzi, ma perché questo gioco è un continuo autogol infinito? Perché? Guardate che roba, cioè è assurdo, non si possono fare tutti questi autogol. Mamma mia ragazzi, sono da solo verso la porta e ho un po' di nitro. No, che quello me la levo, non avevo più nitro. Se avevo il nitro 100 come ti devastavo. Vai, vai, che sono da solo e ho il nitro al massimo. Vallo a fare tu, palo, traversa. Mamma mia. Palo e traversa, vi rendete conto? Palo e traversa. E qui mi rubano il gol. No, Ante 1299 ha segnato. Wow, wow, gol lungo. Da dove cazzo ho tirato, lo voglio sapere. Tripletta, attenzione. Tripletta. E guardate che gol. Cioè è stato un autogol, però fangulo, è sempre un gol mio. Qua sono da solo, però senza nitro come al solito. Ovviamente senza nitro. Poi la palla si bugga e fa movimenti strani nel palo. E non so cosa diavolo succede. Segnare su questo gioco è quasi impossibile, perché la palla, quando va davanti il palo, non è che rimbalza in maniera umana, in maniera sulle leggi della fisica, no. Rimbalza che va sottoterra e in pratica poi viene scagliata verso il cielo. E quindi non si può prendere. E qua c'è un gol. Un gol a giro, incredibile. Allora, mancano 11 secondi. Giuro che se recuperano gli ultimi 11 secondi mi incazzo. Perché non è possibile recuperare gli ultimi 11 secondi. Dai, dai, fai la rovesciata. L'abbiamo preso, ok, vai via e vinciamo. Arancione, vincitore e vai. Qua abbiamo sbloccato un'altra bandiera, anche se io ho sbloccato tutte le bandiere, però sblocco sempre bandiere. Quindi ragazzi, che dirvi? Fatemi sapere se il video vi è piaciuto lasciando un bel like. Inoltre fatemi sapere cosa ne pensate di queste nuove auto che avete visto e di queste modifiche che ci sono appunto esclusive per queste auto. Inoltre fatemi sapere se volete altri video su Rocket League. Se volete passare dalla pagina di Facebook la trovate in descrizione. Iscrivetevi al canale per nuovi video. Qua dove vi leggo è tutto. Bella raga!